Allora, siamo qui con il ministro, l'ex ministro Guidi, al quale vogliamo porre delle domande. Professore, lei è anche qui per solidarietà con Silvio Berlusconi? Ma ho lavorato tanti anni con il presidente, che se anche su un versante in parte diverso, io rappresento il Partito Socialista, vengo per ascoltare e in parte per sostenere, perché 10 milioni di voti non si possono cancellare in un secondo. Credo che mai come oggi, e spero che il Presidente della Repubblica lo faccia, ci vuole un governo di larga solidarietà. È incredibile che quello che con Monti, magari con sofferenza, è stato possibile, non si possa fare oggi con tanti errori. Fare alcune cose rapidamente, poi tornare alle elezioni. Da questo punto di vista sono in piazza anch'io, pur rivendicando una diversità che ci fa onore a tutti. Del resto Berlusconi, quando mi ha fatto ministro, sapeva che ero socialista, ha rispettato le mie idee, e questo rispetto qualche volta non lo trovo nella sinistra. Quindi un governo di larghe intese, e lei è pronto a scendere anche in campo? Ma io sono un tecnico, più che un professionista della politica. Qualsiasi suggerimento e ruolo si possa avere in un periodo così tragico, io sono disponibile, ma soprattutto largo ai giovani. Questo non vuol dire non rivendicare delle competenze che ho acquisito in 50 anni di professione, però ci vuole più serenità e meno il vecchio vizio della vecchia politica: demonizzare sempre gli altri per dire ci sto solo io. Oggi nessuno è indispensabile, bisogna essere utili insieme.